Ciao a tutti amici di YouTube, io sono FC Create e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del mio videocorso su Rhino. Questa lezione è molto molto importante, infatti ci occuperemo dell'analisi delle superfici e vi farò vedere quali accorgimenti prendere se volete realizzare degli oggetti veramente fatti bene, ecco. Allora, sostanzialmente qual è il processo che abbiamo seguito fino ad adesso per creare i nostri oggetti? Allora, prima di tutto, ad esempio, disegnavamo le curve. Poi le estrudevamo comunque in qualche altro modo, generavamo le superfici, univamo le superfici e ottenevamo il nostro solido. Allora, in tutto questo processo ci possono essere tipicamente due problemi. Il primo è che non riusciamo a chiudere il nostro oggetto, perché in qualche modo è aperto, comunque non riusciamo a chiuderlo. E il secondo è che le superfici non sono fatte come si deve e nel punto di giunzione noi continuiamo a vedere una linea e che non dovrebbe esserci se l'oggetto fosse reale e smussato come si deve. Quindi iniziamo proprio da questo punto. Allora, voi dovete sapere che proprio a livello matematico delle linee, delle curve, possono essere, beh, intanto devono essere unite affinché possiamo realizzare la nostra superficie unita. Quindi intanto devono essere unite e quindi dobbiamo avere una continuità. E poi diciamo così che affinché non si generino degli artefatti visivi, adesso vi faccio vedere nel re, no, non usiamo V-Ray. Ecco, ad esempio, vedete qua che si vedono delle Sì, adesso zoom, vedete che si vede questo spigolo, che in realtà non dovrebbe esserci. Qua si intravede e qua non c'è proprio. Allora, vabbè, chiaramente queste qua sono separate, quindi le tiriamo via. Allora, dovete sapere, come dicevo prima, che affinché se volete avere un oggetto che non presenta questi fastidiosi spigoli, dovete prendere dei determinati accorgimenti. Allora, in particolare, adesso vi faccio vedere in questa guida di Rhino che è sul sito di Rhino italiano, delle curve, quindi delle superfici, possono essere in diverse relazioni tra di loro, ossia, partiamo dal presupposto che siano attaccate, chiaramente. Se sono semplicemente attaccate, ma i punti di controllo, vedete, il punto comune è il primo punto per tutte e due le curve. Il secondo punto di tutte e due le curve, invece, è da tutt'altra parte. Se questi due punti non sono allineati con il terzo, ossia se 1, 2, 3 punti non sono appartenenti a una stessa retta, avremo quello spigolo fastidioso da vedere. Questo perché non c'è continuità di tangenza. Diciamo che abbiamo una continuità di tipo G0. Ossia le superfici o le curve sono unite e basta. E quindi si formerà quel discorso lì. In effetti, se io adesso vado a nascondere questa superficie, vi faccio vedere la mia curva, vedete questa curva arancione, faccio vedere i punti di controllo. Come possiamo vedere, allora, il punto di unione delle due curve è questo di qua. Questo, quello centrale. Però gli altri due, cioè questo e questo, non sono a parte. Qua potrebbe sembrare di sì, ma in realtà non sono appartenenti alla stessa retta e si va a formare quel bruttissimo spigolo che noi non vogliamo. E questa qua era la continuità di tipo G0. Se noi già vogliamo eliminare questo spigolo, dobbiamo spostarci su una continuità di tipo G1, cioè la continuità di tangenza. Ed è per questo che io in molti video vi dicevo di stare attenti con i punti di controllo, di regolarli e di posizionarli sulla stessa linea, perché evitiamo artefatti indesiderati. Quindi mettiamo i tre punti tutti sulla stessa linea e così facendo dovremmo già avere eliminato lo spigolo che non ci interessa. Quindi adesso vi faccio vedere la mia superficie come l'ho disposta. Quindi voi disegnate le due curve. Vedete? Primo punto, secondo punto e terzo punto sono tutti e tre allineati, quindi se io adesso disegnassi una retta perpendicolare, vedete che passa da tutti e tre i punti. E questa qua è una continuità di tipo G1, quindi di tangenza. Tuttavia, come questa guida ci fa notare, esiste anche una continuità di curvatura, che è leggermente più difficile da determinare, perché
Abbiamo sì una continuità di tipo G1, quindi questi tre punti sono allineati tutti sulla stessa retta, ma diciamo che la curvatura da questa parte, di questa curva verde, adesso zoom un attimino per farvi vedere meglio, la curvatura di questa curva verde e dell'inizio della curva bianca è uguale e pertanto avremo una continuità ancora migliore, che si va a notare in effetti proprio anche a livello, già anche da Rhino si può notare, perché se io adesso attivo l'ombreggiatura, vedete che qua più o meno si, allora intanto qua si vede proprio nettamente il bordo, qua si intravede leggermente e qua invece non scompare, non c'è proprio. Questo perché que la superficie verde ha una curvatura di tipo, una continuità di tipo G2, e quindi non è proprio possibile vedere lo spigolo. Allora, se voi avete qualche dubbio in merito, se avete disegnato una superficie come si deve o meno, Rhino mette a disposizione degli strumenti per andare ad analizzare le superfici. In particolare facciamo analizza superfici, zebra, ma ce ne sono anche altri. Comunque poi vi invito ad andare a vedere un attimino che strumenti mette a disposizione Rhino. Diamo invio. Aspetta, scusate. Quindi, queste qua devono essere unite. Quindi analizza superfici zebra. Selezioniamo le nostre superfici. Ecco fatto. Allora, come possiamo vedere, aspettate, qua era poco sballata. Quindi adesso la estrudo di nuovo perché sennò non riesco a farvi capire come si deve il discorso. Quindi analizza superfici zebra. Ok. Allora, come possiamo vedere, qua era molto sballata la superficie. Quindi, come possiamo vedere, la zebratura, che sostanzialmente è una mappatura di tipo texture che si va ad applicare e si spalma sulla superficie con le coordinate UV, la zebratura, vedete che si nota proprio che non è continua. Vedete che abbiamo questa parte e questa parte che non continuano dall'altra parte. Quindi qua teoricamente la parte nera dovrebbe fare così e qua sotto così, giusto? E invece la cosa non è possibile, appunto, perché abbiamo una continuità solo di posizione, quindi di tipo G0. Qua invece, come possiamo vedere, abbiamo la continuità di tipo G1. Scusate, faccio sempre confusione con i nomi. Sì, di tipo G1. Quindi la nostra curva, diciamo la nostra zebratura continua in modo omogeneo, vedete? E quindi la continuità di tipo G1 è indispensabile se vogliamo avere degli artefatti con un'ombreggiatura piuttosto uniforme. Ancora meglio sarebbe la continuità di tipo G2, perché a parità di più o meno a parità di superficie, come possiamo vedere qua riusciamo a intravedere che la zebratura cambia leggermente. Qua riusciamo a intravedere che la zebratura cambia leggermente, mentre in quest'altro tipo di superficie non ce ne accorgiamo neanche. Questo perché abbiamo una curvatura di continuità G2. Quindi teoricamente sarebbe sempre meglio orientarsi verso la G2 e non verso la G1, però già la G1 riesce a darci dei risultati abbastanza buoni. Poi l'ultima cosa che volevo farvi vedere oggi è la possibilità di analizzare una nostra superficie nei punti in cui è aperta piuttosto che chiusa. Quindi, allora, io qua ho disegnato lo schienale di una sedia a rotelle, ad esempio, chiaramente è aperto, però adesso non ci interessa. Noi adesso potremmo pensare che, io adesso l'ho esploso, che lo schienale è perfettamente attaccato ai bordi. In realtà, se noi adesso andassimo a provare a chiudere il nostro solido, avremmo veramente tanti problemi perché ci sono diverse complicazioni, ossia non è veramente chiuso come potremmo pensare. Per vedere dove il nostro solido è aperto, cosa facciamo? Digitiamo il comando mostra bordi, chiaramente in inglese sarebbe show edge, e come possiamo vedere ci fa vedere dove la nostra superficie è aperta. Quindi in questo caso abbiamo dietro, chiaramente è tutto evidenziato in rosso perché lo vediamo, manca la superficie. Mentre nella parte davanti, che teoricamente dovrebbe essere chiusa,
ci visualizza comunque il bordo. Questo significa che le nostre superfici non sono accoppiate come si deve. Vedete? Qua, tutta questa parte rossa ci sta a significare che in realtà le due superfici non sono attaccate e che quindi non possiamo sperare di chiudere il nostro solido. Ecco, vedete, qua si riesce a vedere anche a occhio. Non possiamo sperare di chiudere il nostro solido finché non andremo a ricostruire le superfici o comunque andremo a risolvere questo problema. Questo comando è molto molto importante, soprattutto se voi magari sono secoli che ci state sbattendo la testa, non riuscite proprio a capire quale sia il problema e state per gettare la spugna, quindi date questo comando mostra spigoli, cos'è? Mostra bordi, scusate, mostra bordi, in inglese vi ricordo che è show edge, selezionate la vostra superficie o solido, quello che volete, e a questo punto potete dargli mostra tutti i bordi, quindi il contorno, vedete, in questo caso mi seleziona solo il contorno, altrimenti i bordi aperti. Questo che è un solido chiuso, questo qua è un solido chiuso, non ha bordi aperti e quindi è a posto così. Infatti se andiamo a vedere nei dettagli, questo sarà una polisuperficie chiusa e quindi non ha bordi aperti. Niente, spero che queste erano due cose che ci tenevo a farvi vedere perché semplificano parecchio la vita. In particolare io l'altro giorno stavo modellando una torretta di un carro armato e senza adottare un tipo di soluzione di questo tipo, piuttosto che anche G2, mi veniva veramente un qualcosa di brutto dove si vedeva il bordo. Quindi ci tenevo a farvi vedere queste due cose perché sono molto utili. Detto questo, vi saluto e spero di esservi stato utile. Buona giornata.